nella terz'ultima giornata della regular season, la Unendo Eva Maia alla meglio per 3-0 su Frosinone di Capitan Gioli e mette in tasca 3 punti importanti in ottica playoff. Non è stata una partita facile, tuttavia, perché l'avvio di primo set di Marcone e Soce è troppo morbido e per lunghi tratti a condurre Frosinone. Poi lo scatto finale è decisivo per conquistare il set. Il resto della sfida è invece tutto in discesa per Busto, che poi trova il giusto ritmo e piglio e piega le laziali. Premiata come MVP è Bausch, autrice di 20 punti e il 56% in attacco e a tratti davvero imprendibile. Ottimo debutto casalingo per Slotis, che tra gli applausi mette a tabellino 5 punti e un muro. Mercoledì sera alle ore 20:30 intanto la Unendo Eva Maia Busto Arsizio è attesa a Piacenza, mentre sabato 5 aprile sempre alle 20:30 a Busto arriverà Conegliano, che ha già praticamente blindato il secondo posto. Sfide dunque tutte da vivere in un finale di stagione molto interessante. Passando alla gara di ieri, in un Pala Eva Maia gremito da tanti ragazzini e ragazzine di società sportive della zona, si presenta Frosinone, ormai salvo e senza nessuna ambizione di classifica. Una gara sulla carta facile per le biancorosse, ma come accennato, l'approccio non è certamente dei migliori. La ricezione è tutt'altro che perfetta e Volos, costretta a correre, è imprecisa nelle sue alzate. Sono due servizi errati e il pubblico è piuttosto attonito. Frosinone sul turno in battuta di Agostinetto va sul 10-6 e poi sul 12-9 ed è proprio dal time-out tecnico che ricomincia la rincorsa delle padrone di casa. Arrighetti e Bausch si caricano la squadra sulle spalle e l'aggancio arriva sul lungolinea di Bausch del 19 pari. Immediato il sorpasso di Michael e il vantaggio si mantiene tale fino al definitivo 25-22 di Bausch. Nota davvero positiva è l'esordio al Pala Eva Maia di Slotis. L'olandese, appena entrata tra gli applausi del palazzetto, stampa il muro che vale il 24-21. Il secondo set si mette decisamente sui binari giusti fin dall'inizio per la Unendo Eva Maia, che conduce con autorità dal primo punto. Il rendimento globale cresce e l'attacco arriva al 56% complessivo, con Bausch che sigla 7 punti con un mostruoso 70% in attacco. Partecipa alla festa anche Slotis, che firma il 24-17, prima che sia la solita Bausch a chiudere sul 25-17. Tutto facile per Busto anche nel terzo set. Nel finale di set, Arrighetti mette a terra 2 ace di fila e Slotis pone fine al match sul 25-16. Diciamo che abbiamo mantenuto compattezza, lucidità, anche se comunque eravamo in difficoltà. Abbiamo fatto il nostro dovere perché comunque dovevamo vincere questa partita. Non abbiamo mollato, magari in altri frangenti sarebbe stato diverso. Quindi forse l'attaccamento alla partita ci è servito per andare bene dopo. Lei qualche ciacchino ce l'ho, però insomma me lo porto dietro, me lo gestisco e va bene così. Molto felice, ho fatto tantissimi errori, ma sono sempre felice a giocare.